Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa edizione la dedichiamo al ventennale del sisma 1997, prima nella Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi, con la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Assisi, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Poi a Palazzo Trinci di Foligno hanno preso il via le celebrazioni per il ventennale del terremoto del 1997. Nel corso della mattinata è stata inaugurata dal ministro Claudio De Vincenti e dalla presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Catiuscia Marini, la mostra Rileggiamo 20 anni dal terremoto, le giovani generazioni, la memoria del 26 settembre 97, curata dall'ISUC insieme alle scuole di Foligno, una mostra basata sul lavoro dei ragazzi delle scuole superiori, una generazione che non ha vissuto il sisma del 97, che ha permesso loro quindi di rivivere quei giorni attraverso una ricerca del materiale informativo dell'epoca. Molti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, organizzati insieme ai comuni maggiormente colpiti, Foligno, Spello, Assisi, Valtopina, Nocera Umbra, Gualdotadino, Sellano e Trevi. Tra quelli di maggiore rilievo istituzionale, la visita ad Assisi il prossimo 3 ottobre del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 26 settembre 1997, ore 2:33. Migliaia di cittadini del territorio umbro e marchigiano vengono svegliati nel cuore della notte e cominciano a vivere un incubo ad occhi aperti, che durerà per lunghe settimane. L'epicentro di quello che sarà un interminabile sisma è a Cesi, magnitudo 5.7 Richter. Nessuna vittima in Umbria, una coppia di anziani morì sotto le macerie nelle Marche. Alle prime luci dell'alba di quel venerdì cominciarono i sopralluoghi per verificare i danni materiali. Tutto lasciava presagire che si fossero verificate in giornata soltanto scosse di assestamento e quindi inferiori rispetto alla notte, ma non fu così. Gli orologi di moltissimi campanili si fermano alle 11:42. L'epicentro è a Nifo di Foligno, la magnitudo è 6. Il crollo della Basilica di San Francesco in Assisi diventa subito il simbolo di una tragedia che fa il giro del mondo. Crolla una parte della volta affrescata da Giotto e Cimabue. Sotto le macerie muoiono 4 persone, 2 tecnici della Sovrintendenza ai Beni Culturali dell'Umbria, Claudio Bugiantella e Bruno Brunacci, e 2 religiosi, Padre Angelo Api e il postulante Zislav Borowiec. I comuni più colpiti, oltre ad Assisi, furono quelli della fascia appenninica e in modo particolare il territorio Folignate-Nocerino. I crolli furono numerosi. Era chiaro sin da subito che l'inagibilità avrebbe toccato livelli altissimi. Il sisma danneggiò oltre 33.000 edifici privati. Le persone evacuate furono 22.604. I primi momenti sono stati davvero drammatici. Intanto dobbiamo ricordare le vittime. Sono state poche, ma anche la morte di una sola persona è stata una grande perdita. Poi le grandi distruzioni che hanno coinvolto una parte molto importante della nostra regione, una parte molto estesa, e insieme la nostra regione vicina che è le Marche. E subito dopo abbiamo capito che le scelte da fare erano tante, sarebbero state difficili. Da quelle sarebbe dipeso l'esito della ricostruzione. Quello che è successo 20 anni fa rimarrà nei nostri cuori per sempre, perché emotivamente siamo stati colpiti, perché quegli eventi hanno fatto irruzione nei nostri ruoli, ci hanno scosso, ci hanno detto guardate che dovete fare squadra, dovete avere tempi ragionevoli, dovete assumervi le vostre responsabilità e decidere e discutete con noi, ci dicevano i cittadini, così come le imprese, gli ordini professionali e gli amministratori. È stato un grande sforzo corale, c'era un patrimonio grande allora che era la fiducia, perché ancora si respirava questo clima di fiducia e sapevi di essere messa alla prova nella reputazione personale, nella reputazione di una classe dirigente politica, istituzionale e tecnica. Sapevi che dovevi guardare negli occhi i cittadini colpiti duramente e dire loro che sarebbe stata molto dura ma che ce l'avremmo fatta.
grandi ringraziamenti voglio farlo anche da qui al professor Barberi, che ha messo una regia attenta, competente, fortemente umana, che abbiamo scelto insieme un metodo faticosissimo ma di grande efficacia, che era quello di discutere fino al dettaglio, fino ad andare al cuore dei problemi con tutti, per arrivare poi al prodotto finale. Poteva essere un'ordinanza, una legge regionale o nazionale, una delibera, e questo ci ha consentito di essere quanto più vicino ai territori. Indubbiamente è stato un fatto che ci ha segnato tutti e ci ha segnato tutti profondamente. Un fatto, dicevo prima anche con dei vostri colleghi, che ha rappresentato per la città e per noi che amministravamo la città in quel momento dei momenti belli, dei momenti brutti nell'immediatezza del fatto, perché ci siamo resi conto che era successo qualcosa di veramente pesante per la città. I momenti belli sono venuti dopo, quando si è cominciato a risolvere i problemi, si sono visti i risultati, si è sentita la condivisione in modo particolare della nostra comunità cittadina sui problemi da affrontare e sulle soluzioni che gli si stavano dando. E allora da lì è venuta questa grande soddisfazione che io ancora mi porto dentro. Ma il ricordo più significativo è non solo gli eventi di quelle ore, ma soprattutto quando a novembre arrivò la prima nevicata e con i pullman andammo a prendere le persone sulla montagna per portarle negli alberghi di Foligno. E lì abbiamo visto proprio le lacrime di queste persone, anziane o non, che non volevano nemmeno venire per qualche giorno a Foligno. Quindi da lì si è capito anche l'attaccamento, la profondità delle radici di queste persone, per cui bisognava impostare la ricostruzione ripartendo da lì. Sì, l'esperienza della ricostruzione dell'Umbria dopo il terremoto del 97 è un'esperienza importante, positiva, fatta di qualità, di competenze tecniche, di aumento del grado della sicurezza degli edifici coinvolti nella ricostruzione, di qualità e di rispetto anche delle regole. È anche un'esperienza di cui fare tesoro nelle competenze tecniche, amministrative, che guideranno la ricostruzione di oggi. Quindi non solo un ricordo, ma anche per dire l'Umbria lo ha già fatto, sa come si deve fare, lo dovremo fare anche nella ricostruzione attuale. Sono passati 20 anni. Ad oggi sono rientrate nelle proprie abitazioni 22.337 persone, il 99% di quelle evacuate nel 1997. Sono stati ultimati 11.260 interventi, pari al 97%, mentre la spesa complessiva, comprensiva dei mutui regionali, delle risorse comunitarie e quelle destinate a specifici interventi, ammonta a 5 miliardi 158 milioni di euro, pari al 96% delle risorse disponibili e programmate nel periodo 1998-2016. Un'ottima ricostruzione nella fase dell'emergenza, qualcosa si è poi rallentato nel corso della fase della ricostruzione vera e propria, perché i tempi sono stati più lunghi e per gli adempimenti amministrativi e per gli adempimenti burocratici che molte volte hanno stoppato magari le iniziative che si andavano a prendere. Probabilmente quello che ancora manca è il completamento della fase dello sviluppo. Noi abbiamo legato molto al terremoto anche queste prospettive di sviluppo del territorio. Forse su questo ancora bisogna lavorare. E poi è iniziato il problema di trovare la formula giusta per una ricostruzione che fosse il più possibile veloce, di qualità, e fatta in trasparenza, in correttezza e in legalità. Abbiamo anche introdotto strumenti nuovi proprio a tutela della trasparenza e anche della sicurezza dei cantieri. Ricordo il documento unico di regolarità contributiva, ma le cose che contano di più sono state le scelte che hanno consentito di fare una ricostruzione di qualità, qualche volta sacrificando qualcosa in termini di tempestività. Penso alla ricostruzione integrata attraverso i piani integrati di recupero, appunto, dei centri storici, dei borghi, che ci hanno restituito la bellezza che oggi possiamo di nuovo ammirare nei nostri centri storici, nei nostri borghi ricostruiti dopo il terremoto. Abbiamo usato anche strumenti di semplificazione per fare rapidamente, ricordo l'ordinanza commissariale 61 che è stata emessa
dopo meno di due mesi dal sisma e che nei tre anni successivi ha consentito alla maggior parte della popolazione di tornare nelle proprie case. Una cosa che non siamo riusciti a far capire è l'importanza delle seconde case e della ricostruzione delle seconde case, in particolare nelle zone di montagna e sull'Appennino, perché lì c'è il turismo di ritorno, perché così si mantiene le famiglie, le comunità. Questo non siamo riusciti a farlo capire. Percorso lungo, difficile, non era semplice, in particolare un centro storico grande come Nocera non era semplice ricostruirlo, non era semplice metterlo in sicurezza. Oggi abbiamo pressoché completato tutti i lavori, è un centro storico bellissimo e un centro storico sicuro. La grande sfida diventa far rivivere completamente questo borgo al centro dell'Umbria, che sicuramente può diventare importante la ripresa di Nocera sia per noi stessi ma anche per l'Umbria intera. Eh sì, purtroppo la coincidenza di questo ventennale è la coincidenza di un terremoto che di fatto si era concluso nella fase della ricostruzione ad uno nuovo che si è aperto un anno fa. Ma credo che abbiamo gli strumenti, le capacità e le competenze per affrontare anche questo nuovo sisma, anche nei danni gravissimi che questo sisma ha prodotto, facendo molto tesoro di quell'esperienza che abbiamo già messo al servizio di questa prima fase. Sì, una giornata molto intensa, ricca di emozioni, a partire dalla celebrazione religiosa di stamane, nella quale sono state ricordate le quattro vittime che persero la vita in quel 26 settembre del 1997 proprio nella Basilica di San Francesco, un ricordo di due amici, di due persone care e di due religiosi ai quali è andato appunto il nostro pensiero, la nostra preghiera. E poi qui a Foligno veramente un momento di alto approfondimento su quello che è stata una storia di 20 anni, di un'esperienza così lunga, così ben condotta, della quale forse percepiamo solo a distanza il grande valore e i grandi contenuti che ci sono stati trasmessi e che rappresentano un elemento da cui ripartire per l'esperienza che stiamo vivendo nella nostra quotidianità. Quindi un'esperienza legata a trasparenza, appunto, a legalità che hanno caratterizzato quei processi, alla gestione di un'emergenza che riguardava un territorio molto vasto nella quale c'è stata appunto una grande partecipazione e condivisione delle scelte, non soltanto tra gli organi istituzionali e deputati appunto al dover prendere delle decisioni, ma anche con la popolazione e soggetti interessati che, come ha ricordato la Presidente Lorenzetti, guardavano spesso con occhi disperati chi aveva il compito di prendere delle decisioni. E quindi una proiezione verso il futuro fatta anche attraverso un'esperienza culturale che è quella che ci hanno consegnato i ragazzi nati dopo il 97, che rileggendo quelle pagine dei quotidiani hanno voluto veramente, attraverso un'operazione di scelta delle parole di alcuni articoli, proporre qualche poesia. Quindi un momento di ricchezza culturale che credo sia importante anche per affrontare il futuro. In occasione del ventennale del sisma del 1997 è stato proiettato il video di 20 Umbria prodotto dalla regione. Ora basta girare per queste montagne, per i nostri antichi borghi, per toccare con mano il lavoro fatto. Qui la vita, proprio grazie alla ricostruzione post-sismica, ha mantenuto i suoi valori, sociali, culturali e anche economici. Ma 20 anni fa...
una giornata di guerra che ha avuto il suo prologo all'alba con la prima forte scossa delle 2:33 nelle zone montane. Tutto il centro d'Italia, un terremoto che ha il suo epicentro fra l'Umbria e le Marche, che ha colpito decine di paesi, molti paesi sono stati colpiti davvero seriamente e che ha colpito appunto Assisi ad una settimana. 20 anni fa, a Colfiorito, come in gran parte dell'Umbria e delle Marche, negli occhi della nostra gente c'era paura e disperazione. Il terremoto ancora una volta era tornato a colpire e con inaudita violenza. Da giorni qui la terra tremava e nel corso della notte, la prima, fortissima scossa aveva lasciato ampi segni della sua forza distruttrice, provocando la morte di alcune persone. Poi al mattino la seconda e ancor più violenta scossa che ha purtroppo provocato altre vittime. È alla loro memoria che ancora oggi è rivolto il nostro più commosso pensiero. Per settimane, mesi, il terremoto è stato per noi una presenza angosciante. Tutta la fase drammatica dell'emergenza è stata vissuta con la terra che continuava a tremare sotto i nostri piedi. Sono crollate case, muri, chiese. Ma la coesione sociale, la solidarietà umana, il senso di cittadinanza che travalica origini e luoghi, la fiducia nel futuro, il legame con il territorio non sono andate distrutte. Bambini, vi ricordate che l'ultimo giorno di scuola siamo usciti prima? Sì. Che cosa è successo? Vi siete spaventati? Proviamo a fare un disegno. Ciò che oggi più si ricorda non sono né il dolore, né la paura, né l'angoscia, sentimenti che hanno accompagnato la popolazione per diverso tempo, ma il fatto di non essere stati lasciati soli. Gli abitanti colpiti si sono sentiti cittadini italiani, membri di quella grande, civile e generosa comunità che è il nostro paese, grazie alla grande solidarietà che dalle Alpi a Lampedusa si è mobilitata. Insieme alla vicinanza di tutto il paese, le istituzioni si sono subito mobilitate per fare in modo che la ricostruzione potesse partire. All'indomani del terremoto il desiderio era quello di realizzare una ricostruzione rapida, sicura, di qualità e trasparente. E così è stato. Grazie ad un lavoro comune, una stretta collaborazione tra istituzioni nazionali e locali, governo, regioni, comuni, forze politiche, sindacati e cittadini stessi. Una ricostruzione che, come è stato più volte affermato da soggetti terzi e indipendenti, non ha esempi in Italia come in Europa di simili interventi dovuti a grandi calamità naturali che possano vantare la rapidità con la quale si è ricostruito in Umbria e nelle Marche. Un lavoro che ha permesso di evitare che il terremoto, dopo aver distrutto le case, distruggesse anche un patrimonio ancora più prezioso. Il nostro modo di vivere, la coesione sociale, la tranquillità dei nostri piccoli centri e dei nostri paesi. Il legame con il territorio. Il terremoto ha rafforzato in noi la convinzione che l'Umbria è sinonimo di serietà, risveglio di coscienze e capacità. Il territorio umbro ha ereditato esperienze e competenze importanti. La regione, i comuni, le associazioni, la protezione civile, tutte le forze dell'ordine e i volontari hanno donato una forte presa di coscienza su quello che era e che è ora la nostra terra, trasformando quindi un'esperienza tragica e dolorosa in una straordinaria opportunità di crescita.
il terremoto è tornato. Un anno fa di nuovo colpito con violenza la nostra terra e molte aree del centro Italia. Noi umbri siamo persone tenaci, coraggiose, per nulla arrendevoli, e ricostruiremo ancora e meglio, perché abbiamo imparato e sappiamo come si fa. Ricostruiremo i nostri antichi borghi, le nostre città, le scuole, i municipi, le chiese, le strade, i nostri beni culturali. Ricostruiremo tutto, e ancora più sicuro, con qualità. Lo abbiamo già fatto e torneremo a farlo. Ed abbiamo già iniziato a ricostruire il nostro futuro perché vogliamo continuare a vivere nella terra che amiamo, l'Umbria, la nostra terra. È tutto per questa edizione speciale di Tele CRU dedicata alle celebrazioni per il ventennale del terremoto del 1997. Vi ricordo che Telecru va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su YouTube. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona settimana.